Buongiorno, ciao. Allora, non mi sono dimenticata che abbiamo anche degli allievi piccolini con i quali non riusciamo a vederci come invece facciamo con gli altri e magari siete anche stanchi di fare sempre le stesse cosine. Allora, oggi vi propongo un lavoretto un po' particolare che ho trovato su una mia amica, me l'ha condiviso e mi ha detto: "Guarda, per le tue allieve sarebbe proprio carino". Allora, ho guardato, ho trovato il tutorial e ho più o meno imparato a farlo. Allora, guardate, questo è quello che ho fatto io. Mi ha aiutato mia figlia col disegno perché io non sono proprio bravissima a disegnare, eh? Guardate che carina, questa è una ballerina che fa la stella sedute per terra con le gambe aperte, le braccia aperte, e poi si trasforma con la stella con un braccio in su, oppure con una gamba allungata in avanti, oppure con una gamba avanti, tutte e due le braccia su, oppure in piedi, oppure dall'altra parte. Ecco, scusate, se qualche fratellino o qualcun altro volesse fare la stessa cosa ma con un altro personaggio, lo può fare benissimo, tipo un calciatore, un giocatore di tennis, un cartone animato. Basta cambiare la figura. Adesso proviamo a vedere se riusciamo ad arrivare a questa composizione della carta, perché bisogna imparare il procedimento, ok? Allora, occorrente, semplicissimamente ci vuole un foglio A4, si chiama, che è quello da fotocopia, un paio di forbici, mi raccomando con le punte arrotondate, e una matita e poi i colori. Allora, vediamo se riesco a farmi capire, eh. Si deve prendere un angolino del foglio, un angolino, piegarlo e far convergere questo lato qui con il lato più lungo, ma proprio fatto bene bene, perché da un rettangolo deve diventare un quadrato. Pieghiamo così e poi, se siete in grado voi, perché siete grandicelle, ma voi siete piccoline, vi dovete far aiutare dalla mamma. Tagliate la parte lunga e stretta rimasta che non ci serve. La tagliamo. Ecco. Appoggiamo e prendiamo i due angolini e apriamo, e vediamo che non è più un rettangolo, ma è diventato un quadrato. Questo quadrato lo dobbiamo dividere in due parti esattamente uguali. Guardate, l'abbiamo diviso in due parti come un foglio di un libro. C'è una linea in mezzo. La appoggiate. Poi queste due parti vengono divise in altre due parti, quindi chiudo un lato, vedete, e chiudo l'altro lato, che dovrebbero essere all'incirca uguali, così, e siamo arrivati a due finestrelle, vedete, due finestrelle. Questo, che è tornato a essere un rettangolo, deve essere a sua volta diviso in due parti, così, che diventa di nuovo un quadrato. Vedete? Sono due quadrati sovrapposti. Apriamo i due quadrati sovrapposti perché dobbiamo creare la linea di mezzo in pratica. Questi due quadrati vengono suddivisi a loro volta in altre due metà, così, molto vicine, non sovrapposte, ma che si congiungono, e siamo arrivati a questa forma. Vedete? Bene, ora prendo, alzo un pochino qua, prendo l'angolino che c'è sotto e lo porto fuori abbastanza, anzi molto ordinatamente, perché sennò dopo non riusciamo ad aprirlo. E facciamo la stessa cosa dall'altra parte. E lo apriamo bene. Chissà se si apre, forse sì, forse no, chi lo sa. Ci proviamo. Tac. Ok. All'incirca, eh. Ecco, così. Bene. Spingiamo un pochino. Bene. Dall'altra parte sotto facciamo uguale. Apriamo. Angolino,
riusciranno i nostri eroi, esatto, così. Dai, 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 Ale, io non sono molto brava, sono un po' imbranata in queste cose, ma con questa situazione mi sto dando un po' da fare per imparare cose nuove, come tutti. E facciamo uguale anche dall'altra parte. Vediamo se viene con calma, tanto non ci corre dietro nessuno, siamo tutti qua. Ecco, guardate che è venuto anche abbastanza bene, vedete? A questo punto bisogna mettersi lì con calma e iniziare a disegnare. Io non sono bravissima nel disegno, infatti ve l'ho detto che in quello là mi ha aiutato mia figlia. Intanto se volete provare se si piegano gli angolini, guardate, gli angolini si piegano in su così, in giù così, in su così e in giù così. Bisognerebbe stringerlo un pochettino di più qua, che dovrebbe, ecco, congiungersi. Ecco, le due forme sono queste, questa, questa e questa. Però si parte da questa, che dobbiamo fare la ballerina a forma di stella. Adesso io la faccio molto velocemente perché, ribadisco, non sono molto brava. Si parte dalla testa, che sta nella parte sopra, ok? Quindi facciamo un bel tondo. Facciamo un puppo, poi vabbè, voi fate gli occhi tutto quanto, poi facciamo il collo, seguiamo giù col corpo, proseguiamo, facciamo la gonna, facciamo la gamba lunga col piede, la gamba lunga col piede, il braccio lungo con la mano, il braccio lungo con la mano, più o meno così, ok? Poi dopo tiriamo su e qua vedete che viene coperta una parte di faccia. Bisogna rifare la stessa parte che manca, quindi qua, poi c'era il puppo, quindi va rifatto qua, e poi il braccio, vediamo dove l'avevamo attaccato, cioè il corpo che prosegue, deve diventare uguale. E poi il braccio l'avevamo attaccato qui, lo facciamo in su stavolta, tic tic tic, vedete? Così. Adesso andiamo alla gamba, scendiamo, guardiamo dove avevamo attaccato il corpo prosegue, arriva fin giù, e poi c'è la gonna, tic 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 tic, e poi c'è la gamba l'avevamo attaccata qui, quindi arriva giù, e c'è il piede, ecco qua. All'incirca, e dopo lo colorate, ok? E fate tutti i giochi, va bene? Spero sia chiaro. Un bacio, bacissimo, grandissimo dalla vostra maestra. Ciao!